Onestini e Jeremias su Malgioglio, gli facciamo uscire il COG, se viene qua si impicca. C'è fermento sui social network tra gli spettatori del Grande Fratello VIP 2017. Gli utenti che guardano la diretta quasi 24 ore al giorno si sono accorti di alcune frasi pronunciate da Luca Onestini e Jeremias Rodriguez ai danni di Cristiano Malgioglio, frasi che sono valse a entrambi l'accusa di omofobia. I concorrenti della squadra rossa, quella originariamente capitanata da Simona Izzo, si sono ritrovati nel cortile di Tristopoli per discutere dei compagni di gioco reclusi all'interno della Casa Ricca. La discussione si è spostata velocemente sul noto cantautore, personaggio che Onestini e Jeremias in particolare hanno dimostrato di non apprezzare. Il fratello di Belen è stato il primo a parlare male di lui. Parla sempre di questa casa come se fosse sua. Ma chi sei? Il padrino. Ti do uno schiaffo e ti faccio uscire il COG. A rincarare la dose è stato Luca Onestini che, sul finire della discussione, ha rincarato la dose. Se viene di qua lo facciamo impiccare subito. Il disappunto di Cecilia e l'invito di Predolin. Nemmeno gli altri componenti della squadra rossa sembrano gradire particolarmente Malgioglio. Il primo a lamentarsene, pochi minuti prima che Jeremias e Luca pronunciassero le frasi di cui abbiamo già parlato, era stato Marco Predolin. Sai che cosa sarebbe bello? Ha detto il conduttore rivolto ai suoi compagni, per poi terminare, che quando passiamo di là Budubom. Predolin ha accompagnato la frase con un eloquente gesto della mano che sta a indicare il gesto di picchiare qualcuno. Al gruppo di quanti non lo trovano simpatico si è aggiunta Cecilia Rodriguez che, sentendosi non rispettata da Cristiano, ha spiegato di non avere alcuna intenzione di avvicinarsi a lui per prima. Luca e Jeremias continuano a parlarne male. La discussione tra Onestini e Jeremias a proposito di Malgioglio è andata avanti ancora dopo che i due si sono messi a letto. Il fratello di Belen proprio non digerisce il cantautore del quale ha detto, sai che cosa fa lui per brillare? Spegne gli altri questo COG. Nemmeno Malgioglio nutre simpatia per il fratello di Belen. L'antipatia tra Jeremias e Cristiano è reciproca. Nemmeno il cantante ha parlato troppo bene del fratello di Belen che ritiene maleducato e poco simpatico. Mi ha dato del bugiardo. Lui non è nessuno, è il vuoto e deve stare nella casa del GF VIP. Come si permette di farmi i versi alle spalle? Chi si crede di essere? Basta giustificare certi comportamenti con l'età. Mica perché hai 25 anni puoi fare quello che vuoi.